1, 2, ciao a tutti ragazzi, io sono Angelica e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, in questo video apriremo ben due cose che ho acquistato in edicola. Allora, ho acquistato questo e questo. Ora dico come si chiamano. Allora, questo si chiama Orbix Slime, poi Holy Crunchy, trasforma e colora. E l'ho pagato 3,50 euro in più con il librettino. E se l'edicolante non ce l'ha, niente. E qua da tutte le spiegazioni, eccetera, eccetera. Dopo ve lo mostrerò. Guardate, YouTube. Bellissimo. Questo qua sarà il libro più bello. Ora lo sto un po' guardando così perché fa vedere anche. Aspettate. Ah, qua fa vedere come si fa il fluido slime. Molto molto carino. Vabbè, dopo guardiamo. E dopo ho acquistato anche i puffi Jummy, se si pronunciano così. Non li ho mai visti, cioè li ho visti in pubblicità e spero che siano carini. Qua c'è tutta la checklist. Ma ora passerei subito con questo qua, perché con questo qua bisogna farlo fatto in casa, quindi meglio che passiamo subito con questi qua. Allora, questi qua sono i puffi Yummy, sono dei squishy con tutti i dolci, con i pasti, diciamo, dolci e anche un po' salati. Ed è, mi ha pagato 3,50 euro. Sì, l'ho messo il contrario. E li potete trovare in edicola ed è da 6 anni in su. Qua c'è tutta la checklist e all'interno. Allora, possiamo trovare personaggio più tabellari di gioco più 3 cards. E non vedo l'ora di aprirli. E ora iniziamo subito a scartarli. Vediamo cosa c'è dentro. Però, per prima cosa, prendiamo il tabellone. Ok, ragazzi, ho preso la forbice della cucina. Vediamo cosa c'è all'interno. Spero che siano abbastanza carini come ho visto dalla TV. Allora, per prima cosa, non sto guardando. Prendo questo. Ho preso questo. Ho preso questo qui. E sarebbe il tabellone. Qui c'è anche una cards. Chissà cosa avrò trovato. Non so neanche se ho trovato quello che c'è nella card. Non credo. Perché lì c'è tre card. Quindi ora questo qua lo apro se ci riesco. Questo video durerà circa 10 minuti. Adesso non so. Ci sono tre card. Allora c'è questa. Questa e questa, ma secondo me all'interno c'è questo qua perché dice che no, forse ho trovato questo qua, però non sono sicura perché boh, non so se ho trovato questo, dopo vedremo. E poi dentro c'è il tabellone che è fatto di carta. Ah, qui ci spiegano tutte le regole, qua invece c'è il tabellone. Molto molto carino e quando avrò molti più squishy, questi qua, queste specie di squishy, farò un gameplay con mia madre o qualsiasi altra persona. E ora vediamo il personaggio. Guardate prima voi. Ok, ho chiuso gli occhi, vediamo. 3, 2, 1. No, no, no. C'è. Guardate che tenera. No, raga, è tenerissima. È un po' una consistenza leggermente strana. No, raga. Sentite? Oddio. Ma cos'ha dentro? Guardate! Oddio. È stranissimo. All'interno forse c'è tipo uno slime. Cos'è? Guardate, c'è una roba bianca dentro. Che cos'è? Oddio, però comunque ho trovato una brioche. Che bella, con due dentine, cioè raga, eppure c'è qui, come si chiama? C'è lo zucchero vero, c'è. No, è fantastica. Cioè, io non pensavo di trovare questa. Cioè, dalla foto sembrava molto più brutta, ma invece nella realtà è bellissima. Guardate, ora ve la mostro un po' più da vicino, così potete vederla meglio. Cioè, raga, guardate, è stupenda qui. È tutta dettagliata. Cioè, dalla minifigure si vede che è molto. È fatta così. Quindi, io ho trovato la brioche, ma non so qual è il suo vero nome.
Allora, dolce, caldo, zucchero a velo, stop. No, non c'è scritto come si chiamano, però ho trovato la brioche. Se voi l'avete... Aspettate che adesso rimpicciolisco. Se voi l'avete... Qui c'è la forbice. Vabbè. Se voi l'avete acquistato, scrivetemi qua sotto nei commenti quale voi aveste trovato, oppure se avete trovato il mio stesso. Però comunque è molto molto carino e secondo me... Ma cosa c'è all'interno? Ragazzi, se voi l'avete provato a tagliarlo, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa c'è all'interno, che tipo, forse dentro c'è della farina, c'è uno slime. Sentite? Ma io non so neanche cosa ci sia all'interno, secondo me c'è una roba appiccicosa, tipo uno slime, secondo me c'è dentro. Ditemi se ho indovinato, perché se voi l'avete tagliato... Questo, se avete tagliato, scrivetemi giù nei commenti cosa avete trovato all'interno, perché siccome ha detto c'è uno slime per me. Perché guardate, vedete che sembra uno slime, oppure c'è la farina dentro, però. Comunque è molto molto carina e ha questo per i patty yummy squishy. Il voto che do è un bellissimo 10. Ma ora passiamo subito all'Orbix slime. Allora, questo qua è l'Orbix Slime Holy Crunchy Trasforma e Colora. E all'interno si trova la Flama Balls, cioè ci sono le palline di polistirolo, il Clear Slime. E poi c'è la Holy Colors, che non so se sia la sabbia oppure il colorante. Adesso non ho capito precisamente, ma se voi l'avete acquistato, scrivetemi qua sotto nei commenti se avete trovato tipo che cos'è questa roba qua, perché non si capisce molto bene. Come potete vedere non si capisce molto bene di cosa si tratta questa roba, ma credo che sia sabbia. Ma non lo so, dopo lo scopriremo. E comunque questa qua l'ho pagata sempre 3,50 € come i patty yummy slime, cioè slime squishy. Ma comunque solo di questo c'è anche il magazine che è gratuito, potete prenderlo gratuito con questo. Però questo qua è gratuito. Vabbè, qui c'è scritto già il prezzo, 3,50 €. Questo. E questo è il librettino, ora ve lo faccio vedere velocemente, senza perdere tempo. Ora ve lo faccio, mostrerò velocemente. Allora, qui c'è Collection is a Passion, Tina e Pippo, che io li seguo. Se non seguite Tina e Pippo, seguiteli, perché quanti iscritti hanno? Nessuno mi ricordo, avranno circa quasi, hanno più di 100.000 iscritti, quindi seguiteli perché sono bravissimi. Poi c'è anche, sono le ricette di slime di Lady Giorgia, Cori Mantineo e Frenchy Dreams. Frenchy Dreams, non so se la conosco, penso di sì, però non lo so. Guardate. E qua, qui c'è anche a scuola di YouTube. Io sono su YouTube, quindi ok, sono un po' di tutto di YouTube. E poi qua, no, ho visto che qua c'è scritto, dove? Aspetta, dov'era? Qua. 4 in 1, quindi non ho capito per cosa vuol dire 4 in 1, però vabbè, lo stesso. E poi qua, vabbè, seguici su Collection is a Passion, vabbè. Poi qua, Tina e Pippo, dei quiz, diciamo, domande. Un po' di giochini, un po' di giochini, diciamo. Sì, sono un po' di giochini. Poi qua ci sono dei tutorial di slime, se volete farli comprate il libricino. Poi vedete ricette di slime di Cori Mantineo, di Giorgio e Frenchy Dreams. Poi qua a scuola di YouTube, parla un po' di YouTube, come potete notare. E qua invece parla un po' di colorare o lanciare, adesso non so di cosa sia tratta, però dopo guarderò meglio. E poi qua invece c'è divertimento sicuro, non so, ci sono un po' di quiz, un po' di giochi. E poi qua mostra gli orbi, vabbè, mostra cosa c'è all'interno di questi qua. E qua invece dice di giveaway contest. Ah, c'è il giveaway di Lady Giorgia e Cori Mantineo. Un eccezionale giveaway e contest su Holy Crunchy. Per sapere come partecipare, allora, vabbè, qua c'è il regolamento. Se volete partecipare, sempre andate, dovete seguirli su tutti i social. Vabbè, e poi qua alla fine, vabbè, ci sono gli slime, le cose che ci sono qua all'interno. Allora, non so che colore, c'è la pasta, non lo so.
Vabbè, adesso bando alle ciance, iniziamo a vedere cosa c'è all'interno di questo barattolo. Allora, comunque anche il coperchio è molto molto carino. Qua c'è scritto Orbix, vabbè, c'è scritto come qua, diciamo. E ora lo apriamo. Allora, all'interno ho trovato. Allora, abbiamo trovato lo slime, il softy slime, non so neanche se si è seccato, ma sembra quasi un butter, però credo che sia un fluffy. Poi c'è la. Mi sono cadute un po' di palline, scusate. Vabbè, la pasta modellabile, mi pare. Qua. Che è di colore rosa. Io mi sto sporcando tutta. Rosa, c'è, cioè, bellissimo. Guardate, di questo rosa salmone, bellissimo. E poi dentro ci sono le palline arancioni. E anche un po' verdi bianche, e un po' anche un po', cioè, tipo ci sono arancioni, però ci sono pochissime palline di altri colori, proprio ce ne sono una di altri colori, forse si sono sbagliati. Ma ora adesso devo vedere come si fa, perché forse devo mischiare tutto insieme a questo, immagino. Adesso non so come si fa, adesso vado a vedere. Allora, Honey Crunchy Slime, coloro fino a un chilo di slime con polvere. Ah, ok. Allora, prima di tutto devo prendere la pasta e aggiungerla allo slime. Non so quanta ne devo aggiungere, se aggiungerne tutta, ma ora apriamo lo slime. Oh mio Dio, c'è morbidissimo. Ora cerco di tirarlo fuori. Oddio, guardate, è un fluffy slime, immagino. Guardate, è un po' rosa. Forse perché era uscita un po' di pasta, quindi sta diventando. È tutto rosa, perché è rosa? Ma diceva che c'era un clear slime, non è molto trasparente come posso notare, ma è morbidissimo, ma è da un chilo. Ma perché è rosa? Forse perché ho le mani colorate di sta roba qua, che è un po' polverosa e quindi è diventata rosa, un po' rosa. Però è morbidissimo. Vabbè, ora la tiro fuori tutta, se ce la faccio ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho svuotato il sacchetto, c'è. No, è morbidissimo. Io ragazzi, ve lo giuro. Ragazzi, ho fatto un disastro. Cioè, è caduto tutto. Guardate. Ora c'è un disastro. Ora cerco di raccogliere tutto e ci vediamo dopo. Ragazzi, ho fatto un disastro, ma vabbè, non mi importa. Vado dopo e raccoglierò. Comunque si sono un po' messo un po' di palline dentro lo slime, ma vabbè, lo stesso. Ora devo aggiungerci la pasta modellabile, diciamo, vediamo se ci riesco senza far un disastro. Prendo una ciotola, vediamo se riesco a non far danni questa volta. Ok, ragazzi, ho messo dentro lo slime e ora senza far cadere tutto, senza far danni, cerco di aprire la busta qua. Della pasta, diciamo. Ma ce la devo mettere tutta, ma. Ok, ora ce la sto versando. Quanta ne ho messa. Cioè, guardate tutto il vapore. Ok, non so se basta. Ok, ragazzi, ora ho versato tutta la pasta. Non so se basta. Boh. Non c'è scritto di versarla tutta, cioè non c'è mica scritto quanto è versata, quindi l'ho messa un po' a casino, a caso, a casino ho detto, o lo dirà a caso. Mi sto sporcando tutte le mani, ma pazienza, dopo me le laverò. E ora vedo che si sta colorando di arancione. Cioè, sembrava rosa, però invece arancione, vabbè lo stesso. Comunque, guardate. È diventato un po' più duro perché ci ho aggiunto la sabbia. Guardate. Ora ne aggiungo un altro pochino perché non voglio. Ecco. Non voglio aggiungercene troppa, siccome ne ho messo un po' troppa di sabbia. Però comunque, ovviamente, faccio sempre danni.
No, mi sto riempiendo tutto, vabbè. Comunque, secondo me la sabbia basta. Ne ho aggiunto un po' troppa e ora vorrei aggiungerci le palline senza far danni. Ora provo a metterci le palline e ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho spirato ovunque, cioè qua sopra, sulla sedia, per terra e meno male non è successo, cioè è successo un disastro totale, ma comunque ora ho ripulito tutto e ora ve lo dimostrerò. Qui ho pulito, qua sulla sedia ho pulito e anche qua per terra che ce l'ho pieno di, come si chiamano, palline, ora non ce ne sono più per fortuna. Comunque qua è venuto così. Comunque si è un po' indurito, non voglio risporcare un'altra volta, te prego. E sto risporcando un'altra volta. E comunque le palline non sono, non ci stanno attaccate perché secondo me ho aggiunto un po', ho esagerato un po' con la sabbia. Ma comunque niente, a questo slime non lo so, gli darei un 7,5, diciamo, però a parte il disastro che ho fatto, ma ora. Qui ci sono anche un po' di palline che non tieni, però vabbè, almeno un po' di palline me ne sono tenute, anche un po' di pasta e niente, ora dovrò ripulire di un'altra volta. Cioè, raga, mi sono anche aspirata le braghe perché erano sporche di questa pasta. Ma comunque, ragazzi, questo era il video. Spero tanto che vi sia piaciuto. Ma non è piaciuto tantissimissimo. A parte questa, a parte il disastro che ho fatto. Ma ora mia madre non si arrabbierà sicuramente. Perché ovviamente lei non c'era da soli, non era mica la finestra a guardarmi, per fortuna. Ma comunque, questa sorpresa qui. Caduto il tappo. Comunque, questa sorpresa qua mi è piaciuta veramente tantissimo. È stato il mio squishy preferito. Spero che non esploderà, che ci sia dentro questa specie di, non so se dentro c'è il zucchero a velo, non so cosa ci sia all'interno, ma se voi l'avete tagliato e avete scoperto che cos'è, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi a tutti i miei social, troverete i nomi qua sotto in descrizione. Se volete acquistare le mie magliette, tazze, cover, felpe, eccetera, eccetera, premete il link qua sotto in descrizione. Scusate se vi è durato tantissimi minuti, però mi dispiace per il disastro, però comunque sono riuscita a ripulire proprio adesso che è il mio compleanno, ma in realtà questo video qua lo vedrete venerdì 22. E niente, io vi saluto, vi tantissimo, ma aspettate di dire una cosa. Se volete acquistare magliette, tazze, cover, felpe, eccetera, eccetera, premete il link sotto in descrizione. Diciamo insieme shop.spreadshirt.it/angelicakawaii, che troverete il link qua sotto in descrizione per acquistare, vabbè, i miei articoli. Io vi saluto, vi e ci vediamo al prossimo video. E comunque, se volete entrare a far parte del mio team, cioè se volete iscrivervi al mio canale, premete il tasto iscriverti e dovete farlo esplodere in tantissimi pezzettini, in tantissimi tesori. Comunque, io vi saluto, vi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Un bacione enorme!